viaggiatori, buongiorno! Buongiornissimo! Altro weekend fuori porta, ci troviamo in Lessinia, più nello specifico a Bosco Chiesa Nuova. Questo weekend le cose fondamentali erano due: fresco, sì, assolutamente, e relax. Quindi abbiamo scelto un campeggio in quota. Siamo circa 1500 metri in mezzo ai monti Lessini e siamo al camping Branchetto. Dopo ve lo faremo vedere. Che poi facciamo è vedere. Bellissimo. Sì. Atmosfera tipo casalinga. Sì. Bello. Stamattina ne approfittiamo per fare quattro passi e quindi ci siamo buttati giù un piccolo itinerario fra trince e resti della Grande Guerra, una mangiatina in rifugio probabilmente e tanto verde, quindi ci vediamo su là. Il campeggio si trova proprio dentro questa pineta, potete vedere qualche casetta in fondo qui, mentre i camper sono tutti nella parte sinistra e intorno questa roba qua. Notte comunque passata non serenamente ma di più, c'è un silenzio quasi surreale e stamattina risveglio con campanacci e rumore di uccellini, quindi niente da dire. Cioè. Buongiorno. Iniziato da poco il percorso sullo sterrato e si è contornati da questa meraviglia verde. Peccato sempre per il nuvole, però ormai abbiamo l'abbonamento. Quest'anno è così. Si aprono comunque percorsi diversi a vista d'occhio, molti da poter fare anche in bicicletta, in mountain bike, insomma ne abbiamo incrociati parecchi. Sì, deve essere proprio bello in bici. E un dedalo veramente di percorsi. Teoricamente dopo ci fermeremo a mangiare sopra questa collina qua al rifugio prima neve, ma nel frattempo ci avviciniamo andiamo verso cima mezzogiorno, che sarà il nostro punto di arrivo di stamattina, quindi proseguiamo. Buongiorno, ci sbarate la strada anche oggi? Sì. Che carini! Il GPS per andare a cima di mezzogiorno ci farebbe passare di qua, però c'è il cartello di divieto e quindi mi sa che ci andiamo a mangiare. Dobbiamo arrivare dove c'è quella piccola antennina lì. Oddio! Eccola là. Hai preso degli spasimanti, Luke? Gli spasimanti? Vieni dai, Liu. Sicuramente c'è un'altra strada, un altro sentiero, sì, per raggiungere comunque cima di mezzogiorno e la parte riguardante i resti della guerra. Però sono già 7 km che camminiamo. Ne abbiamo altrettanti per tornare. Ne abbiamo altrettanti per tornare ed è meno 20 a mezzogiorno, quindi vince la fame. Meglio che andiamo a mangiare. Qui comunque è il paradiso della bicicletta. Se avete sì, una mountain bike o un e-bike, percorsi ce n'è infiniti. Ci macinano un po' più di chilometri. Infatti ne abbiamo viste veramente tante. Sì. E comunque si vive le Lessine in modo un po' diverso. Però questo panorama dei 1700 metri, tanta roba. Si sono alzate finalmente le nuvole e si può notare sul percorso, di fianco al percorso, il massiccio del Monte Carega, bellissimo, col suo rifugio Fraccaroli, proprio là.
In cima a Carrega, mi sembra 2260, è bellissimo. Conquistato qualche anno fa col papà di Michela, grande Paolo. E che rifaremo perché voglio fare anch'io. Camminatina abbastanza impegnativa, nel senso... La rifarò con qualcun altro, che lui ha detto una volta, ma... Sono state 7 ore di camminata con 1100 metri di dislivello, più o meno, partenza a Campo Grosso, quindi dal versante di là. Però quando arrivi in cima, tanta roba. Oggi pranzetto fra le nuvole. Sì, meritatissimo. Ci sta. Tanto birretta qui. Ma una birra enorme. Grazie. Gioppetto. Vista Carrega. Ragazzi, piattone di gnocchi mondiali. Rifugio prima neve, consigliato per il pranzo, perché comunque sia, ci mangia divinamente, sì, il piatto di gnocchi. Abbondanti. Ricche di calorie per permetterci di tornare a casa con vista sul Carrega e su questa roba qua. Adesso per tornare prenderemo strada alternativa, quindi non faremo sterrato, ma andremo giù dritti in mezzo all'erba e arriveremo un po' prima, insomma tagliamo il percorso, però ovviamente noi prendiamo la destra, che deteniamo per Branchetto. Dobbiamo arrivare in futuro. Ragazzi, 13 km portati a casa anche oggi. Siamo appena arrivati in campeggio, stiamo per arrivare in campeggio. Siamo quasi arrivati. Quindi, penso che andremo a letto un paio d'ore. Siamo cotti e poi vi facciamo vedere comunque il campeggio. Quindi ci vediamo dopo. Il camping Branchetto è un campeggio di montagna situato nel Parco Naturale Regionale della Lessinia, un luogo magico, tranquillo e incontaminato, dove rigenerarsi e ritrovare un contatto con la natura, con il territorio, le sue tradizioni e i suoi sapori. È il luogo ideale per godere il fresco e quieto ambiente montano. Si può venire in camper, ma non solo. È possibile infatti dormire anche nelle parecchie casette a disposizione, o in tenda se lo desiderate. Struttura molto ben curata, pulita, ricca di particolari, di colori. Ci ha lasciato a bocca aperta la zona bagni e docce. Questa scelta di piastrelle e temi colorati non ce l'aspettavamo. Il tutto impeccabilmente pulito. Si nota l'impegno che i gestori mettono nel proprio lavoro. È stata anche creata una zona spa in mezzo al bosco, esclusiva su prenotazione. Con la neve deve essere magico. Alice e Matteo gestiscono questo oasi da 3 anni. Hanno lavorato sodo per dare a questo grazioso campeggio tutto il fascino che si merita. Gentilissimi e molto disponibili, trasmettono da subito la sensazione che si respira a casa. Che dire ragazzi, davvero complimenti! E la pizza artigianale di Matteo, assolutamente da provare.
fatta fresca tutti i giorni in pasto stupendo e ingredienti di ottima qualità. Da provare assolutamente. Tanta roba. La pizza artigianale che fanno qui. Abbiamo preso un trancio per fare aperitivo. Però ragazzi, tanta roba, ma veramente tanta roba. C'è di impasto, di ingredienti, vale tutto. Sì. Matteo, complimenti. Una bella scoperta, un luogo in cui il rispetto, l'educazione e la serenità la fanno da padroni. Vi lasciamo in descrizione la posizione, il sito e i contatti di questo stupendo camping. Prendetevi un weekend per visitare la Lessinia, non ve ne pentirete. Al prossimo video viaggiatori, buoni chilometri a tutti!